Gli strumenti di comunicazione utilizzati dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama per le elezioni presidenziali del 2008 si sono dimostrati vincenti e quanto mai attuali, tanto da diventare materia di un libro che si configura come un vero e proprio manuale della comunicazione sui new media, Le mail di Obama, nuovi linguaggi per finanziare una campagna elettorale e vincere le elezioni, scritto dal professor Giampiero Gamaleri e presentato al Museo Crocetti. Professore, Le mail di Obama narra della strategia politica adottata da Obama durante le elezioni del 2008. Qual è stata la sua strategia vincente? La strategia vincente è dire essere riuscito a persuadere tutti gli interlocutori attraverso questa mail di essere delle persone che avevano un ruolo importanti, capaci di diventare in qualche misura protagonisti del momento politico, anche come semplici elettori. Dare loro cioè quindi una istanza etica che ha portato evidentemente a un consenso nei suoi confronti. Il volume si focalizza in particolar modo sulle modalità di utilizzo da parte di Obama e del suo team dello strumento della posta elettronica. In particolare, il libro tratta di uno strumento in particolare, cioè la mail. Come l'ha utilizzata Obama? La mail è utilizzata, diciamo, in modo confidenziale, cioè vale dire parte dicendo dear friend, caro amico. L'ha utilizzata anche cercando di portarsi dal virtuale al reale, non è rimasta fine a se stesso. Il libro raccoglie circa 100 mail indirizzate dal Presidente e dal suo staff ai sostenitori, non solo per riscuotere consenso, ma anche per ottenere sovvenzioni per la campagna elettorale, una strategia che si rivela quanto mai attuale in vista delle elezioni presidenziali del 6 novembre. Il libro presentato oggi acquista un nuovo spessore in vista delle elezioni presidenziali che ci saranno a novembre 2012 e che vedono di nuovo Obama come protagonista. Quale sarà la strategia adottata? Dunque, la strategia adottata è di potenziare ancora il rapporto col web, un web che però, ripeto, il concetto si sposa sempre con un impegno etico. Il web è il presente e il futuro della comunicazione e la politica non può più trascurarne le potenzialità. A suo parere, l'utilizzo di Internet quale futuro avrà nell'ambito della politica e in Italia a che punto siamo in questo senso? Ma in Italia siamo, non per fare la solita gratuita critica, siamo piuttosto arretrati. Cioè, ho l'impressione che usiamo Twitter come giustamente un albergo fa propaganda per avere i clienti, no? Cioè, vale a dire, in un modo di tipo commerciale. Mentre invece la politica esige un coinvolgimento profondo. In fondo la democrazia di domani è una democrazia anche elettronica, su questo non c'è dubbio, e quindi questi strumenti non sono neutri, bisogna saperli usare come strumenti veramente politici, nel senso di fare polis, fare comunità, coinvolgere la gente davvero e non per finta.